Ideawebtv.it, parliamo di attualità oggi, o per meglio dire di cronaca. Ieri c'è stato un ulteriore nuovo colpo di scena all'interno del processo riguardante i fatti di Avetrana, l'uccisione della ragazza Sara Scazzi. C'è stata l'ammissione di responsabilità dell'omicidio da parte dello zio Michele Misseri, naturalmente un ulteriore tassello che si inserisce in questa vicenda particolarmente complicata, e noi abbiamo il piacere di parlarne telefonicamente con la criminologa Roberta Bruzzone, che è in collegamento con noi. Ben trovata, buona giornata. Buona giornata a voi. Naturalmente un nuovo colpo di scena all'interno di questa vicenda. Lei che convincimento si sta formando riguardo appunto alla personalità, alle dichiarazioni di Michele Misseri? Intanto, cominciamo, vuol dire che un colpo di scena non è, perché queste stesse dichiarazioni autoaccusatorie Michele Misseri le ha ormai abbondantemente presentate, già a partire dalle lettere natalizie che scrisse a fine dicembre del 2010. Nell'udienza preliminare che si è tenuta quest'anno, l'anno scorso a ottobre, di introduzione al processo, anche lì in quell'occasione fece delle spontanee dichiarazioni in cui riferì esattamente nei contenuti quello che ha ribadito ieri, autoaccusandosi, ma il giudice per l'udienza preliminare lo rinviò a giudizio esclusivamente per la soppressione del cadavere e non per omicidio, nonostante le sue autoaccuse, considerando queste autoaccuse una menzogna per salvare figlio e moglie. Per cui, francamente, cioè, di colpo di scena francamente non parlerei, cioè, era abbondantemente noto e prevedibile che reiterasse questo tipo di dichiarazioni anche in quella sede. E io ho avuto modo di interrogare Michele Misseri in diverse occasioni, in una fase molto importante di questa indagine, quando appunto si stava definendo la responsabilità dei vari attori in campo. E ritengo che ad oggi ci sia una sorta di strategia difensiva governata in qualche modo dalla difesa delle due principali imputate, e lui sia all'interno di questa strategia difensiva un tassello francamente ormai abbastanza di scarsa importanza sotto il profilo delle dichiarazioni rese, che continua a rendere. Quello che le posso dire è che ritengo l'interrogatorio che si è verificato ieri, l'esame che si è verificato ieri, un momento importante indubbiamente, ma soprattutto per l'accusa, perché nella seconda parte, in cui il PM hanno invece preso la parola e cominciato a controesaminarlo, sono emerse chiaramente le indicazioni sul fatto che lui ha una confusione enorme in relazione alla parte omicidiaria, perché semplicemente non c'era, ma invece molto preciso sulla parte della soppressione del cadavere, quindi su tutto ciò che accade dopo l'omicidio, perché in quella fase sicuramente ha avuto un ruolo attivo. Di conseguenza la mia idea è sempre la stessa, insomma, ritengo che la sua sia una figura assolutamente sullo sfondo mai di questa vicenda, e che il processo si definirà a prescindere dalle sue dichiarazioni. Ecco, quindi che sviluppi è lecito attendersi rispetto a questa vicenda in termini processuali? Guardi, francamente io credo nel lavoro della Procura di Taranto, che ieri hanno nuovamente mostrato la loro competenza, la estrema conoscenza degli atti, e di conseguenza ritengo che si arriverà a una condanna importante. E con Roberta Bruzzone, naturalmente, di questo tema e di altre emozioni violente, storie criminali, avremo modo di parlare ad Alba nell'ambito dell'appuntamento indetto da Idea in collaborazione con il Comune di Alba e la Consulta delle Pari Opportunità. Lo ricordiamo a tutti, martedì 11 dicembre presso la Sala Ordet a partire dalle ore 21. E noi ringraziamo naturalmente. Grazie a voi, buona giornata.